Signori, bentornati in questo nuovissimo video perché Paul Pogba è un nuovo giocatore a Juve. Pazzesco, veramente pazzesco. Come Paul Pogba sia un nuovo giocatore a Juve. E non so se essere contentissimo o mediamente contento. Sono un po' tutti e due, non ve lo nego. Sono un po' tutti e due perché io non. Allora, partiamo dal presupposto. Per chi pensa tornerà quello di una volta, no, no, sono certo ragazzi che non tornerà quello di una volta. Ho onestamente un'impressione che sarà un Pogba forte, sarà sicuramente meglio di quello che c'è stato allo United, però non a livello del Pogba del 2016, che oggettivamente. Non neghiamocelo, è il miglior giocatore al mondo in quel momento. Cioè, aspettate, il miglior centrocampista del mondo. Comunque non lo so, ragazzi. Ciao e bentornati in questo nuovissimo video, perché stanno anche uscendo le voci. È incredibile, veramente. È incredibile, c'era questo ritorno praticamente. Se ne va al 2016 Pogba, subito torna Pogba. Comunque non so che dire. Allora, teoricamente ci dovrebbe essere la numero 10 per il ritorno con la numero 10 e il triennale da 7 milioni e mezzo con più bonus che lo faranno arrivare a 10. 10 ragazzi come il suo numero di maglia, teoricamente dovrebbe essere il numero 10 e non lo so ragazzi, non so, io sono veramente contento, sono veramente contentissima di rivedere. Lui, per chi dice, per quanto riguarda chi dice, potrebbe arrivare anche Milinkovic-Savic, no, assolutamente no. Forse potrebbe arrivare solo in millesimo caso, ovvero che Kulusevski venga subito riscattato. Ma comunque sono praticamente certo, ragazzi, che lui non arriverà perché è quasi impossibile per me. Quasi impossibile che arrivi anche Milinkovic, a parte che ha subito chiuso le porte ha subito chiuso le porte lo Tito, ma per me sarebbe a prescindere troppo difficile perché sappiamo che non è squadra la Juve che si mette là a fare tutti questi acquisti. Sarebbe improbabile e per quanto mi riguarda impossibile, ragazzi, vedere addirittura un doppio acquisto a centrocampo dopo che stai anche prendendo Di Maria. Sarebbe impossibile perché poi bisogna prendere il terzino sinistro. C'è chi dice è fatta Renan Lodi anche il difensore centrale. Bisogna prendere che diventa Acerbi. Se arriva Acerbi, comunque, sono veramente contento di Paul Pogba. Io vi dico, sono certo ragazzi che non sarà quel Paul Pogba. Non riesco, a dirlo, non penso che sarà lui il Paul Pogba che tanti si aspettano, ma sarà un Paul Pogba competitivo, ma non sarà di certo il miglior giocatore di sempre della Juve, il centrocampo, tutto lui. Allora, penso che il centrocampo adesso io onestamente sarebbe in un modo, perché io giocherei col 4-3-3. Non con quel cazzo di 4-4-2 che si ostina a usare Allegri. Non so per quale motivo. Ci potrebbe magari essere anche un ritorno pazzo sgravato al 3-5-2, potenzialmente, ma neanche. E adesso io con questi centrocampisti con chi giocherei? Allora, giocherei, ragazzi, titolare Pogba, Arthur e Locatelli. Oppure uno tra Arthur e Zaccaria, sicuramente. Oppure alternare Arthur, Locatelli e Zaccaria con. Una partita, due partite fa uno, una riposa, due partite fa l'altro, una riposa. Secondo me bisognerebbe fare così. Chi parla di Milinkovic, secondo me non sarebbe neanche un acquisto sensato. Io spero, ragazzi, che l'entourage e Arthur rimanga alla Juve, pur avendo giocato veramente poco, 20 partite in Serie A, veramente pochissime, 6 partite in Champions League e 4 partite in Coppa Italia, ma la maggior parte di quelle in Serie A. Mi sa una decina se è partito da titolare. Io onestamente sono dell'opinione che lui debba assolutamente rimanere Arthur perché è un giocatore che è proprio da Barcellona, un giocatore del Barcellona che secondo me può essere veramente importante. Sono sicuro, ragazzi. Sicuro perché lui ti fa girare il gioco
Non è il Paul Pogba della situazione, ma lui ti fa girare il gioco. Comunque, Pogba si dice che preferiva avere anche probabilmente un suo amico, ovvero Dybala, al suo fianco, ma comunque, ragazzi, rimane competitiva questa Juve. Rimane competitiva perché adesso con il rinforzo di Di Maria, veramente più guardo questa rosa e più dico, cazzo, questa rosa è molto forte. Perché c'è in porta Szczęsny, difesa con sulla sinistra va comprato qualcuno come sul centrale e De Ligt e a destra Cuadrado. Centrocampo con uno tra Arthur e Zaccaria, uno tra Arthur, Locatelli e Zaccaria e Paul Pogba e attacco con Chiesa, Vlahovic e Di Maria se arrivasse. Sarebbe veramente qualcosa di assurdo, ragazzi. Io più guardo questa cosa e più diventa assurdo per quanto mi riguarda. Comunque è veramente un voto, è un'ottima cosa. Molto, molto bene. Ha fatto un acquisto pazzesco la Juve. Veramente, veramente stra. Veramente qualcosa di assurdo questo colpo perché la Juve veramente fa vedere che allora nel mercato ci siamo. Che forse il mercato dell'anno scorso, chi lo so, poteva essere un bluff. Volevamo provare a bluffare per dare l'anno dopo. Dopo che magari gli altri dicevano la Juve è scarsa a ritornare con Allegri, he's on fire e una rosa super competitiva con Pogba, Di Maria. Nomi assurdi, certo, ci voleva anche Dybala aggiungersi, sarebbe stato fantastico avere Dybala in più, però purtroppo non si può avere tutta la vita e quindi Dybala non ce lo potremmo avere, chi lo sa, magari era proprio voluto. Arriviamo in Champions League, non impensieriamo nessuno e l'anno prossimo gli apriamo il culo. Chi lo sa, ragazzi, questa è la mia reaction a Paul Pogba. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché chi non si iscrive al canale non va al mare. Chi non si iscrive a Devra, chi non si iscrive al canale rivolto su Calcio Puro Extra non va al mare. Mentre invece chi non si iscrive a Calcio Puro gli spacco il culo. Quindi, ragazzi, chi non si iscrive a Calcio Puro, state sicuri che prenderò qualcuno di aiuto, un aiutino per spaccarvi il culo. Io, a parte gli scherzi, vi saluto. Ci vediamo.